5.000 dopo ti scambio i contatti, sì, sì. Ah. Poi insomma c'è il blog di Rosy con 5.000 Questa cosa è potente. Sì. Allora, buongiorno. Dove ci troviamo? Ci troviamo nella Valle del Melaino e siamo presso l'azienda agricola Vitillo. Stamattina siamo qua perché volevamo parlare di una cosa bellissima che riguarda i bambini. È un seminario e l'asilo nel bosco. C'è questa esperienza di vissuto quotidiano di bambina a contatto con la natura proprio nel periodo 3, 4, 5, 6 anni, quando l'interesse, la scoperta è al massimo, così, a potenza massima, e lì in quel momento bisogna incoraggiarlo. Siamo venuti ad ascoltare l'esperienza che hanno fatto in altri luoghi, e il desiderio è quello anche di portarlo nelle nostre zone, di viverlo. Abbiamo un posto meraviglioso dal punto di vista botanico, naturalistico, ed è un peccato che non abbia la conoscenza, non sia vissuto consapevolmente, almeno la bellezza non sia vissuta, questo patrimonio, parco nazionale, riserve, zone, quello che volete, però è come se ci fosse ma dato per scontato, oppure lo si riscopre quando si va fuori, quando si è costretti ad andare fuori, il Gargano ti chiama, ti attira, ti intriga. Ti intriga. Sentiamo, ti presenti. Ciao, io sono Paolo, sono un maestro dell'asilo nel bosco di Ostia. Siamo venuti qui a trovare Grazia e le altre persone di questa splendida terra perché abbiamo come obiettivo quello di diffondere questa pedagogia qua. La sperimentiamo da un po' di anni, abbiamo visto che è una pedagogia efficace sia nel rispondere alle esigenze che non c'è il ministero, ma sia per rispondere alle cose fondamentali che sono più importanti per noi, come l'educazione emozionale, la relazione e il contatto con la natura, che è una cosa fondamentale perché educa i bambini all'ascolto e al rispetto, è una di quelle cose che pensiamo sia importante trasmettere ai bambini. E poi siamo qui perché è un po' che viaggiamo a fare questi corsi, conosciamo sempre tanta bella gente e quello è un grosso arricchimento dal punto di vista personale. E quindi eccoci qua. Allora, voi invece venite? Noi veniamo da Campobasso e siamo qui per ascoltare questo progetto, diciamo, bellissimo. Io sono psicologa e quindi mi appassiona molto questa nuova attività pedagogica. Quindi io vi ringrazio e buon seminario. Grazie.